In memoria dei superstiti dei campi nazisti che in viaggio per il costituendo Stato di Israele furono ospitati dal dicembre 1945 al maggio del 48 dalla città di Fano, dove trovarono tanti veri amici, tanti cuori sinceri e animi cordiali. Queste le parole incise nell'epigrafe scoperta nell'atrio del Palazzo Comunale alla presenza di autorità civili, militari e religiose e dedicata agli oltre 150 profughi ebrei ospitati dai fanesi nel secolo scorso, una grande tragedia legata alla necessità di non dimenticare. Per questo oggi si è celebrato il giorno della memoria, il ricordo del 27 gennaio del 45, quando veniva liberato il campo di concentramento di Auschwitz. Quello che è accaduto nella prima metà del secolo scorso, l'Olocausto, la Shoah, il genocidio del popolo ebreo, non deve essere dimenticato. Quello che è accaduto, dicevo, non solo non deve mai più accadere, ma dobbiamo stare attenti e vigili perché mai più accada. Ma la cosa più importante che dico soprattutto alle giovani generazioni: studiate, non dimenticate e se ne avrete la possibilità andate a visitare i campi di sterminio, perché tutto quello che avrete potuto vedere in TV, leggere, visto in documentari, e seguito in iniziative o trasmissioni è molto diverso dal vivere, dal di dentro un campo di sterminio. Visitare un campo di sterminio segna per la vita, dà delle sensazioni molto forti ed è un appello ad andare. Il significato vero è quello di ricordare una bella pagina della nostra storia cittadina, ma è anche un messaggio positivo verso il futuro, ricordando di quello che siamo stati capaci, sapendo che dobbiamo essere sempre attenti verso le intolleranze, verso coloro che in qualche modo soffrono. E questo è una forza, un elemento di forza che una comunità ha rispetto invece a chi si gira dall'altra parte e vive nell'indifferenza. Quest'anno, in occasione del 70° anniversario della liberazione, prima dell'inaugurazione dell'epigrafe, nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano si è svolta una seduta straordinaria del Consiglio Comunale. Organizzato dalla Presidenza e dall'Assessorato ai Servizi Educativi e alla Memoria, l'evento era aperto alla cittadinanza e agli studenti delle scuole superiori. Dopo l'introduzione del presidente del Consiglio Comunale di Fano Renato Claudio Minardi e dell'assessore Mascarin, è stato presentato il libro di Italo Arcuri intitolato Memme Bevilatte salvata da Teresa, una storia di salvezza e speranza durante l'occupazione tedesca. Sì, una giornata importante che non deve mai tradursi in una mera celebrazione, ma deve essere un esercizio di memoria viva. E oggi l'abbiamo voluto fare con due storie di solidarietà forti, importanti. Quelle di una famiglia che ha accolto 8 ebrei e una bambina che oggi ormai anziana è stata qui con noi e ci ha raccontato quella pagina di coraggio e di generosità, per l'appunto di solidarietà, e l'esperienza della Shara dei Fano, dei 150 ebrei che la nostra città ha ospitato per 3 anni nella nostra comunità, dividendo con loro tutto in un momento in cui a Fano non c'era nulla. Due storie che ci parlano di una pagina lontana nel tempo, ma in realtà molto vicina, perché ci racconta di come la solidarietà possa anche nei momenti più cupi rappresentare non solo una luce, ma anche una scelta forte e netta per cambiare la storia. Dopo le testimonianze, infine, è intervenuto il sindaco di Fano Massimo Seri, che ha voluto rivolgere un invito ai presenti mediante una citazione di un'altra sopravvissuta, Liliana Segre. E lei, quando nei suoi incontri con gli studenti, ad una risposta di un giovane che gli chiese: com'è potuto accadere tutto questo? Lei risponde con una parola semplicissima: indifferenza. E prosegue: gli orrori di ieri, di oggi e di domani fioriscono nell'ombra dell'indifferenza. Quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguarda, allora non c'è limite all'orrore. Per cui ho rivolto ai ragazzi di non lasciare mai spazio a quei germi di violenza, intolleranza e discriminazione. Reagite, non siate mai indifferenti.